Cari fratelli e sorelle, si avvicina la Pasqua, il colore liturgico è un segno. Non è ancora la Pasqua, sarebbe il colore bianco. Tutto ha un senso nella liturgia, ma non è viola. È la domenica letare, stiamo già alla quaresma avanzata e si avvicina la Pasqua. E la Pasqua è la gioia suprema. Il centro della fede cristiana è la Pasqua. Cosa celebriamo nella Pasqua? La vittoria di Cristo sulla morte. La morte e la vita va insieme, non separare mai la morte dalla vita. La morte sola sarebbe pagano. Stiamo in cammino verso la vita. Per andare alla vita eterna lasciamo questo mondo, questo passaggio. Ma per questo oggi ci parla Gesù della luce, l'affermazione fondamentale. Ma prima vediamo quello che ha detto oggi il Signore attraverso il profeta Samuele. Guardate, i criteri di Dio non sono i nostri. Dio sa infinitamente di più che noi sappiamo. Noi sappiamo quello che c'è bisogno per salvarci, questo sì lo sappiamo. Ma curiosità, non sappiamo molte cose, non sappiamo. Sappiamo quello che Dio ha rivelato per andare alla vita eterna, questo lo sappiamo. Bene, allora i criteri di Dio non guarda, ha detto chiaramente, le apparenze. Gli uomini guardiamo le apparenze. Io vedo la faccia, ma non vedo il cuore. E noi giudichiamo per la faccia quello che apparenta, non giudicate. Il cuore soltanto lo vede Dio. Allora, quando Dio ci guarda a te, cosa guarda fondamentalmente? Il tuo cuore. Non quello che pensano gli altri, l'opinione, no. Quello che sei, il tuo cuore, là comincia tutto. Pertanto la prima cosa che vuole Dio di te, di me, è il tuo cuore, cioè il tuo amore. Questa è la prima cosa che vuole Dio di noi. Dove sta il mio cuore? E lo ricorda il primo comandamento. Primo, amare a Dio con tutto il cuore, insiste, con tutta la mente, con tutte le forze, con tutto il tuo essere. E dopo verrà amare agli altri, verrà amare tutto. Ma se non c'è l'amore di Dio dentro, c'è un vuoto che nessuno può riempire, anche io abbia milioni di amici, perché il cuore cerca un amore infinito. E l'amore umano, l'amore umano è buono, è santo, ma ancora andiamo verso l'amore divino, che è la pienezza. Dio guarda il cuore, non possiamo ingannare Dio. Possiamo ingannarsi noi stessi e gli altri, ma Dio no. Io sono quello che sono davanti a Dio, non quello che pensano gli altri. E allora guardate bene, Dio sceglie a Davide per re, il più piccolo dei figli di Jesse. Gli altri erano più robusti, più forti, e sceglie il più piccolo. I criteri di Dio non sono i nostri. E allora guardate bene, il profeta Samuele lo unse come re. E dice, quando lo unse con l'olio come re, lo Spirito Santo entra in lui e ha per sempre, per tutta la vita. E l'olio è il segno esterno dello Spirito di Dio. Sempre lo materiale e lo spirituale. Anche noi abbiamo due punti, la materia, il corpo e l'anima. Siamo corpo e siamo anima. Migliore, siamo anima nel corpo. E quello fondamentalmente che sono, è primo, è la tua anima. La felicità sta nell'anima, sta nel cuore. Quest'anima nel corpo, certamente, ma il corpo un giorno si dissolve, ma l'anima è immortale. Non temete quello che ammazzano il corpo, non possono fare di più. L'anima nessuno la può prendere. E anche alla fine, anche l'anima, il corpo risusciterà, ma sarebbe un altro tema. Tutto, come Gesù, corpo e anima, tutto sarà salvato, perché io sono corpo e anima, non soltanto anima. Ma vediamo questo. Allora, lo spirito e l'olio, il segno esterno, lo spirito entra in Davide per sempre. Noi lo stesso, invece di Davide, metti il tuo nome. Abbiamo ricevuto l'unzione dello spirito nel battesimo, nella confermazione, nel mio caso nel sacerdozio. Lo spirito è in te e ti parla.
Bisogna ascoltare la voce di Dio, ti parla nella tua coscienza, nel tuo cuore, e ti indica quello che è buono e quello che non è buono, quello che è di valore e quello che non lo è, essenziale, accidentale. Allora io mi posso ingannare, ma Dio mi parla nel cuore, nella coscienza. Guardate bene. Allora un cristiano, cristiano è il discepolo di Cristo, e Cristo significa l'unto di Dio, pieno di Dio, l'unto. Un cristiano è unto dello Spirito. Pertanto la missione di un cristiano è trasmettere lo Spirito di Gesù al mondo, perché hai lo Spirito di Gesù, lo hai ricevuto. Se sei fedele a questo Spirito, io mi posso allontanare, ma Gesù, la nostra fede è che Gesù mi ama. Questo è il segreto della Chiesa. La Chiesa, 2000 anni di storia, andrà avanti, sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il segreto è Gesù, non siamo noi. La Chiesa non è nostra, è di Gesù, la mia Chiesa, che è strumento di Gesù per salvare l'umanità. Il Salvatore Cristo, e la Chiesa porta Gesù al mondo. Soltanto in Gesù Cristo c'è salvezza, e riconciliazione, e perdono dei peccati. Allora, un cristiano deve essere testimone di Gesù. Gesù dirà, siete luce del mondo, la missione di un cristiano. Luce di Cristo, portare Cristo al mondo, perché hai lo Spirito di Gesù, se sei fedele. Allora oggi il Vangelo è il Vangelo della luce, l'affermazione fondamentale, io sono la luce del mondo. Chi segue Gesù, lo dirà in altro momento, non cammina nelle tenebre, troverà la vita e la vita eterna. La fede è luce, la fede è luce, abbiamo un senso della vita. Senza fede non sappiamo cosa facciamo in questo mondo, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Siamo persi, ma la fede no, sappiamo dove andiamo e qual è il cammino. Gesù è il cammino, è la stessa verità, è la vita. Soltanto Dio può dire io sono la vita, e Gesù lo dice, è Dio fatto uomo. Il cammino di Gesù porta al Padre, porta al Padre. Allora abbiamo visto la guarigione di un cieco. Quel tempo, la domanda che visto da oggi, oggi è chiaro, è peccato nascere cieco? Perché cieco era, è peccato? L'accusano di questo all'inizio, sei un peccatore. E se non sei tu, saranno i tuoi genitori. No, Gesù dice, non è vero questo. Sarà un'occasione, cieco sì. Non per colpa personale, ma sarà un'occasione per fare io un segno di una luce superiore. Perché c'è la luce fisica, la vista, ma anche c'è la luce della fede. La luce fisica, guardate bene, è un grande dono. Quante milioni di persone non vedono a livello fisico? E noi, per noi è normale, non è tanto normale, è un miracolo. Quanti milioni di persone non vedono? E guardate, quando una persona che non vede bene alla fine vede, che gioia, che gioia poter vedere quello che non vedevo a livello fisico. Questo cieco non soltanto riceve la guarigione fisica della luce, vede, sino la luce della fede, credo Signore, e lo adora. Non restare mai a livello fisico, dello fisico allo spirituale, sempre. Bene, allora Gesù, sono la luce del mondo. E perché la luce? Perché ama. L'amore è la luce, la bontà, senza parole o con parole, come volete, ma la bontà, la carità. Gesù porta l'amore del Padre a questo mondo, e questo illumina il mondo e dà senso alla vita. Sono la luce del mondo. Guardate bene, Gesù fa la guarigione di un cieco, è un'opera buona, è accusato di essere un peccatore. Gesù nel Vangelo, è più lungo il Vangelo, questo là è breve, ma potete leggere, più lungo, bellissimo e profondo.
Pertanto, in questo senso, è accusato Gesù di peccatore, perché ha fatto il bene in sabato. Sabato, per noi la domenica, è un giorno di riposo. Non è un precetto della Chiesa, è di Dio. Santificare le feste sta nei comandamenti. Santificare le feste, cioè dare gloria a Dio, che sei creatura di Dio. E anche riposa, perché non sei una macchina, stai con i tuoi. E questo i cristiani, questo, facciamo la domanda, si compie questo precetto di Dio, santificare le feste? O molti sono cristiano di nome, ma questo non salva, Sono cristiano di nome, no, di cuore e di vita, e difatti questo si vale, di cuore e di vita. Allora, santificare le feste, sì, ma la legge suprema non è è l'amore. La legge dice riposa in sabato, no? Riposa. Ma la legge suprema, un cieco, Gesù ci insegna a fare il bene sempre, in ogni luogo, in ogni momento, anche sia domenica, la carità passa davanti, sempre. E accusato di peccatore perché fa il bene in sabato. E l'amore, guardate, questa è la luce del mondo, non rimanere nella legge, è necessaria la legge, ma è un pedagogo verso la legge suprema che è la carità. E la carità è la prova che uno è di Dio. Come so io se uno è realmente allo spirito del Signore? Si fa il bene. Quello che è buono è di Dio, lo sappia o non lo sappia, e pertanto va verso Dio. E se io che sono cristiano lo so il cammino, quello che devo fare, e non lo faccio, mi passeranno davanti. Allora, fratelli, abbiamo il tesoro che è Cristo, ma si tratta di amarlo, di viverlo in profondità e darlo. Come? Con la tua vita. Lo più urgente oggi nella Chiesa è urgentissimo la testimonianza cristiana nel mondo. I preti non arriviamo dove arrivate voi. Fare presente l'amore di Gesù, per esempio, questo è ritornare bene per male. Chi lo fa questo? Soltanto se tu sei di Gesù, hai l'amore divino. Ritornare bene per male non è umano, è sopraumano, soprannaturale. Ma con Gesù lo farai, lo farai. Gesù te lo insegna così, fare il bene a tutti, anche se ai tuoi nemici. Lo puoi fare, non sentire simpatia per il nemico, questo non lo dice, ma fare il bene lo puoi fare, amare facendo il bene. Fratelli carissimi, e alla fine del Vangelo Gesù ha detto: vengo a questo mondo a fare un giudizio. È un po' difficile di capire, ma è chiarissimo, alla fine resterà chiaro. Vengo a fare un giudizio, che quelli che vedono adesso, che lo sanno tutto, che sono autosufficienti, pieni di orgoglio, alla fine resteranno ciechi, non capiranno niente, saranno persi, perché l'orgoglio è molto lontano di Dio, perché Dio è umile. Dobbiamo mettere questo nella testa. Dio è umile. Gesù è così, Maria è così, i santi sono così. Allora quelli che si credono che lo sanno tutto, alla fine ciechi. E quello che non vedono, che li va credendo, ma non vedono, e sono umili, accettano le sue limitazioni, questi verranno. Scopriranno Dio già in questo mondo. Non è, la pienezza è là, ma Dio, la grazia, l'amore di Dio comincia qua. Dio con la grazia, Gesù è presente, è là nella gloria. E questa è la nostra strada, della grazia alla gloria. Fratelli carissimi, siamo noi anche luce del mondo. Gesù ce lo dice, siete luce del mondo, illuminate il mondo nel mio nome. Che possano dire, non vedo Dio, ma ti vedo a te. E questo deve essere così. Dio non si vede, perché? Perché è amore. E l'amore non si vede. La volta si sperimenta che Dio mi ama. Questo è importante. Quando hai difficoltà e quando hai gioia e speranza, sempre, mi ama sempre. E ancora più vicino lo troverai nella prova, nella croce. Accettala con fede e attraversa
la prova come Gesù, e con Gesù la vittoria è sicura. Da solo niente. Senza di me, dice il Signore, non potete fare niente. E crediamo che noi salveremo il mondo. Il mondo non si salverà se non accetta, guardate bene, se mettiamo l'amore di Dio nel cuore umano, comincia il cielo nella terra. Fuori guerra, la guerra non esisterebbe, né la fame. Esiste perché l'uomo è creduto, lontano da Dio, pieno di odio, e il cuore è chiuso. Ieri una signora mi domandava, Dio perché permette questo? Perché Dio sta alla porta e chiama, l'Apocalisse, sto alla porta e chiamo, chi mi apra? Perché siamo liberi, chi mi apra, verrò a Lui, cenerò con Lui e Lui con me. Il cuore è la causa di tutti i mali, del peccato, non l'amore, ma dipende di me. Cambiando il cuore, cambio la vita e cambio il mondo. Questa è la volontà di Dio. Fratelli carissimi, che Gesù ci aiuti a essere luce, umili, ma anche sia piccolo. Fai il bene e sarai felice. Il felice, il bene fa felice. Che Gesù ci riempia tutti della sua grazia, della sua presenza e del suo amore. Che così sia per tutti noi.